si parlava sempre del dopo, c'era questa speranza, sì, questo è vero, dal punto di vista morale, dal punto di vista di idea, questo sì, esisteva la speranza, esisteva senz'altro, ma non esisteva la possibilità fisica, quando ho detto la sopravvivenza per istinto, la possibilità fisica era quella che era, insomma, no? Soccombevi se era il tuo destino di soccombere. Io credo che nel destino, perché io ho già detto che ero tanto convinta di non farcela che non mi importava niente, non ero completamente apatica, non mi interessava più niente. Per diverso tempo ripetevo solo il mio numero, non sapevo chi sono, non sapevo da dove vengo e da dove devo andare. Ripetevo il numero di matricola. Là ci siamo un po' ripresi, perché libero, siamo liberi, sai che quelli che erano poco tempo dentro, un mese, quelli lì avevano la testa lucida, ma noi un anno, oh, e non è uno scherzo, è vivere in quel terrore là. Una cosa che non si dimentica, neanche persona, no? E qualche volta penso, ma io ho passato quello? Ma io ero in quei posti? Sono arrivato a casa che in quella mattina c'era nel cortile la macchina con la quale si faceva la trasformazione della famosa canapa dalla quale si ricavava poi la sostanza per fare la tela, eccetera, eccetera. E tenete conto che in quel periodo, quando si trebbiava il grano o si lavorava la canapa, voleva dire che al seguito di quella macchina c'erano decine di braccianti, di operai. Per cui è stata una mezza festa, perché erano tutte persone poi che ci conoscevamo. E dopo pochi giorni praticamente mi sono inserito nella vita quotidiana e nella vita politica e sociale, e questo mi ha portato a cominciare già a pensare ad altre cose, all'impegno politico per cambiare la società, per conquistare una condizione migliore, e questo forse è stato la condizione che mi ha aiutato a non sentire come un peso quello che avevo passato, ma guardando più al futuro. Questa speranza di essere, oltre che liberati dal fascismo, questa speranza di creare una società più giusta, più equa. E allora mi trascinava con entusiasmo in un impegno, oltre che di lavoro con la mia famiglia, ma sul piano politico e sociale, che mi ha fatto in parte, voglio dire, dimenticare le sofferenze del campo di concentramento. Conquistare la libertà, sentirsi liberi, non avere più la paura e il sospetto di essere spiati, è vero, inseguiti e quindi anche minacciati di morte, è vero, fu un giorno grandioso, proprio di felicità. Aspettavamo tanto questa cosa, l'aspettavamo perché eravamo stanchi di questa guerra. Eravamo stanchi di tutto, avevamo voglia un po' di pace. Quando ci arrivate gli americani c'era tutta una festa, tutto un lavoro, capirai, era tanto che la gente desiderava di essere liberata.
alleati hanno riconosciuto il nostro operato di partigiani come un esercito che combatteva al suo fianco, che difendeva il suo paese, e loro ci hanno riconosciuto che l'Italia era rimasta indipendente. Noi abbiamo combattuto per la libertà e per avere un mondo migliore, più uguaglianza, più diverso, senza guerre, per la pace. Domani tu ritornerai e più non te ne andrai. L'amore che tu mi darai per sempre resterà. La fiamma del mio cuore mai più si spegne. Noi eravamo divisi in due, da una parte gioia, felicità, eccetera, dall'altra parte dolori, preoccupazioni, perché dopo la guerra noi eravamo rimasti completamente a zero, miseria, non c'era lavoro, non c'era niente. C'era poco da mangiare, c'era poco da vestire, c'era poco di tutto. D'inverno per scaldarsi dovevamo andare a tagliare la legna nel bosco perché altrimenti quella che si faceva non ce n'era abbastanza. Poi sì, si mangiava della gran polenta con la ringa, che adesso la chiamano ringa, noi la chiamavamo saraca. E poi sì, avevamo un po' di galline, una pecora e una mucca e basta. E quello si andava avanti sempre, perché erano mazzadri e quello che si ricavava dalla terra, dal frumento, da tutte queste cose, era da dividere metà col padrone. Il contadino era obbligato alla fine dell'anno a dare gratuitamente al padrone 200 uova, 5 conigli di 2 kg, caponi più belli, un maialino per ogni covatta che allevavi nella famiglia di contadini. Quindi questo era tutto dato a gratis, che veniva sottratto come elemento di alimentazione al contadino e dovevi versare anche chiamate le cosiddette regalie. Le nostre donne passavano il tempo in casa sempre a rotopare, perché c'erano dei pantaloni, delle giacche, che si mettevano delle toppe da tutte le parti. Ricordo bene una famiglia che batteva tutti i record. Non si conosceva nella sua giacca, nei suoi pantaloni, qual era la pezza originale. Calderara, per esempio, era stato distrutto dalla guerra, centro abitato del capoluogo, 15 giorni prima che il fronte avanzasse, arrivarono i picchiettelli e distrussero il paese. Quindi macerie, case diroccate, comune sinistrato, scuola sinistrata. Famiglie senza tetto, c'era un problema di rimettersi subito all'opera. Io ero mesadro, il pane c'era, ma chi faceva l'operaio non aveva neanche quello. Allora si doveva, poi i comuni cominciarono a farsi fare qualche settimana per mettere anche a posto il libretto della mutua, perché non c'era nemmeno quello. In fabbrica, appena che sono andata dentro io, non eravamo neanche in regola, non avevamo neanche i libretti. E poi per avere il diritto abbiamo fatto venire un giorno sul sindacato di nascosto quanto ci dava le buste, perché ce le dava dentro una busta bianca e basta, senza conti niente.
E allora venne su il segretario Volpelli, mi ricordo sempre, che poi l'ingegnere lo vide e dice: chi è quello, cosa fa quella persona lì? Invece lui dice: io ho bisogno di avere qualcosa in mano per poter intervenire, se no non riesco a intervenire in questa cosa. E allora da loro poi ci misero in regola, ma ci è costato delle lotte da cani per fare quel lavoro lì, dei mesi per preparare tutta un'azione così. Dopo c'era poi messo in regola, dopo c'era la questione dei scioperi, mi ricordo l'ingegnere, perché poi l'ingegnere era padrone dei fondi dove abitavamo noi da contadini, no? E gli operai sono quasi tutti figli dei contadini e dei suoi fondi. Quindi c'era un'atmosfera tremenda, perché eravamo stati messi dentro, tutti per, come devo dire, mio padre, perché l'ingegnere, ma sì, dammi la tua figlia, la metto a posto. Cleta, dammi il tuo figlio, la metto a posto. Dopo diventava dura reclamare dei diritti quando uno va dentro in situazioni così. Sono andata via da casa che avevo 14 anni, perché i miei avevano bisogno di soldi. Si andava sempre via verso la metà di maggio e tornavi a casa che il frumento cominciava a cambiare colore, che dopo si andava a mietere. Facevi dalle 6 fino verso mezzogiorno e dalle 2 fino alle 5 e mezza, 6 di sera. Sempre piedi e mani nell'acqua. Quando non era acqua era fango, però era talmente molle che andavi giù fino al ginocchio. E sempre chinata, sempre a testa in giù, che non, quando ti alzavi, che tiravi sulla mano per andare a farla andare in bagno o meno, che non era poi bagno, però e se ti diceva di sì ci andavi, altrimenti stavi lì. Quando venivi a casa ti davano il sacco del riso, che ti chiamava il padrone in ufficio, ti dava il tuo sacco, la tua quota di riso, per esempio erano 40 giorni, erano 40 kg di riso. I miei con quel riso lì andavano avanti tutto l'inverno e tutta l'estate, perché non è poi che mangiavi sempre riso. E poi ti dava la paga che avevi preso, che dopo ti riportavano in stazione con sto carro, sempre il viaggio di notte, che forse di cantare perdevi la voce. Siamo stati svegli fino a tarda notte in attesa di avere i risultati, e devo dire anche che ci fu un momento di grande preoccupazione, perché il fatto che non venivano comunicati immediatamente i risultati elettorali aveva messo in una certa apprensione gli stati d'animo dell'opinione pubblica, soprattutto quella più politicizzata. C'era la preoccupazione di qualcosa che potesse provocare una situazione che poteva tramutarsi anche in uno scontro violento, per cui, tra virgolette, la paura poi che si determinasse di nuovo una sorta di guerra tra il popolo italiano, insomma, c'era questa paura. Poi finalmente venne poi comunicato i risultati e lì la gente si riversò nelle piazze ad esultare, a festeggiare la vittoria della Repubblica, le piazze si riempirono. Ci fu una specie di uno stato d'animo che si esprimeva in una soddisfazione come una seconda liberazione. La prima volta che ho votato, guarda, una soddisfazione così grande, perché c'era la gente fitta così a votare. Allora, ma mi ricordo che eravamo qui nelle scuole qua, che andavamo a votare. Ma guarda, però un po' di tramarella c'era, perché non l'avevamo mai fatto, figurati andare a votare. Ma è stata una soddisfazione quando è stata alla votazione. Quanto è stato lo spoglio delle votazioni, è stata la soddisfazione, perché qui abbiamo sempre vinto. Non ero emozionata,
E non sono tuttora, perché vado sempre avanti con il mio voto di sinistra. Finché il campo sarà sempre quello lì. La prima illusione era quella che il fascismo non esisteva più, in quanto non c'era più la presenza fisica, diciamo così, dell'immagine del regime, personaggi particolari, vestiti anche individui, eccetera, ma tutta la struttura economica e sociale era ancora quella durante il fascismo. Nel 1948, come ci credevamo che tutto fosse appianato, il 2 dicembre del 1948 io, mio papà, mio fratello Cesare siamo stati arrestati di notte, alle 2 di notte, circondata la casa, fatti venire giù con pochi vestiti che me avevi. Io avevo poco addosso, poco. Per fortuna che mia cognata che aveva in casa mi ha dato un cappotto. Poi siamo portati a Modena, Santofemia, in cella di segregazione, però io il tempo che siamo stati dentro non ho mai visto né mio fratello né mio papà. Non solo noi avevano arrestato, avevano arrestati altri due di un'altra famiglia, i Baesi di Malcantone, che eravamo molti amici. Chiedevano i nomi dei partigiani, chiedevano tante altre cose. Se io sapevo che avevo ucciso Zavataro, che avevo ucciso questo, quell'altro, fascista, io non sapevo niente, che anche se avessi saputo, dalla mia bocca non usciva niente. Ci hanno arrestato in 4-5 il sindaco, io, 3 o 4, e ci hanno portati prima a San Giovanni dentro e poi sono stato là 13 giorni. Tutte le notti erano botte, volevano sapere del 49, febbraio del 49, volevano sapere chi aveva ucciso questo Zavataro, che era il segretario della Democrazia Cristiana. Allora, ci furono delle delusioni in fatto che la Repubblica Italiana, basata sul lavoro, invece non dava lavoro, non dava giustizia sociale, è vero, e le libertà, diciamo, erano libertà perché non c'era più fascismo, ma non erano quelle dei postulati della resistenza che si parlava nei CLN e nelle nostre riunioni con partigiani e comandanti, dove si sperava molto di più, specialmente da un punto di vista sociale. Volevano solo quella che le pareva e con la guerra noi l'abbiamo combattuta per avere più libertà, perché prima non ce n'era mica tanto della libertà, dovevi fare quello che volevano e siamo andati a lavorare, ma era tutto cambiato, tutto un altro lavoro, insomma il lavoro è tutto differente, perché dentro c'erano già le commissioni, dei lavoratori e sì, c'era la gestione, il consiglio di gestione e poi dopo abbiamo cominciato un'altra volta con i sindacati, poi col partito, abbiamo cominciato a fare tutta la cosa nuova. Io mi ricordo bene tutte le dimostrazioni che andavamo in piazza, andavamo là ai giardini, che allora si facevano là le dimostrazioni del primo maggio, la festa del primo maggio, che andavamo tutti in bicicletta.
abbiamo dopo fatto quelle leggi che dovevano fare delle bonifiche, però i padroni non le rispettavano, perché loro, erano loro che comandavano, la legge era venuta, però loro facevano i suoi comodi. Allora noi dovevamo fare per lavorare, fare il scioppio a rovescio. Si andava nei fondi dove dovevano fare delle bonifiche e si cominciava a lavorare, senza che i padroni si facessero vedere, perché non volevano fare questi lavori. Magari si andava in un bosco e si dissodava. Perché se si riusciva poi a fare le giornate, erano obbligati a pagarti. I rapporti fra, per esempio, loro erano in gran parte la mezzadria, fra mezzadro e agrario, era ancora fondato su questo rapporto del patto colonico che risaliva all'inizio dell'Ottocento. Nelle fabbriche addirittura c'era la discriminazione. Chi andava a lavorare in fabbrica, per esempio, che aveva la tessera della CGIL o in tasca l'unità, rischiava di essere licenziato, quindi già era iniziata la discriminazione verso una parte dell'idea del cittadino che pensava. Ci ha licenziato per rappresaglia, perché per politica, e loro invece dicevano che era perché non c'era più lavoro. Beh, ma mi vengono a dire che non c'è lavoro, che facevo 11 ore al giorno, perché non sapevo più da che parte prendere. Perché avevamo la roba, dovevamo fare la roba, non c'era, insomma, c'era poca gente, con le catene non si faceva in tempo a farli, mandarle via gli ordini. Bisognava stare attenti, perché si era creato la famosa polizia di Selba, cosiddetti selbini, che questi padroni mandavano la polizia a mangalenarti. Abbiamo preso delle botte, siamo stati dentro, ci hanno rilasciato, però ci avevano messo dentro. Eravamo una dimostrazione a Calderara, che ci correvano dietro con i manganelli, che siamo scappati dentro dove potevamo, perché chi non scappava dentro le prendeva di grosso. In quel periodo c'erano delle grandi lotte sociali, sia nelle campagne che nelle fabbriche, avevano solo l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita del lavoratore, del cittadino, dell'operaio e dei lavoratori delle campagne. Quindi erano delle lotte sindacali, diciamo così, che erano previsti tra l'altro dal nostro ordinamento costituzionale, però erano osteggiate con delle forme violente. Voglio dire, era sufficiente andare in piazza a gridare pane e lavoro, perché si aveva la risposta di un'azione repressiva da parte della polizia. E queste azioni, in molti casi, molte violenti, hanno provocato anche parecchi morti. I morti di Reggio Emilia, i morti di Modena, Loredano Bizzarri, Maria Margotti, sono due elementi, diciamo così, due stragi avvenute in settori diversi. Lì gli operai che lottavano per conquistare un nuovo contratto di lavoro, un miglioramento salariale, qui in questo caso nelle campagne per riscattare questa forma di schiavitù in cui erano costretti a vivere i braccianti e i mezzadri, la Margotti, la bracciante di Molinella, Loredano Bizzarri, un giovane contadino di Calderara, che andava solo a portare solidarietà alla grande lotta dei braccianti che si svolgeva in quest'area di Crevalcore, Caselle, in parte per Siceto e così via. Lavoratore, ascoltate in silenzio, un altro uomo ha dato la vita per thank you.
per me è diventato un sogno, per esempio, dopo gli anni Ottanta, quando andare in piazza non significava più dire si prende delle botte. Io ho sempre preso delle botte. Io ho lavorato in fabbrica alla Moto Morini, ero responsabile anche diciamo così, del sindacato, sono stato responsabile del partito, però come faccio per dire bene, ho capito da lì che le conquiste bisogna conquistare, non si conquista niente per sempre. La maggioranza di noi arrivati a casa non so quanto siamo stati accettati bene dalle autorità, ci siamo capiti solamente a casa nostra, perché l'aiuto non è arrivato da questa gente che poteva darci un aiuto. E ci siamo chiusi, perché abbiamo avuto paura di non essere capiti, è un dolore non essere capito. È un dolore per la persona che ha sofferto questo, è un dolore. Ti pare di entrare nell'irreale. Non è, niente ti è vecchio in quella casa, ti pare tutto nuovo, tutto, tu hai un'altra vita, ecco. Non sei, te ho detto, tu non sei più tu, neanche dopo più, niente. Prima col terrore non sei più tu, boh, e dopo non sei più tu, come adesso hai visto che io non potevo prendere più il sterzo in mano e avevo le patenti là. Con i motori diesel, Croce Rossa, una cosa e l'altra. Mi è rimasta questa paura della fame, poi penso alle persone che oggi, ancora oggi soffrono la fame e magari una briciola io la butto agli uccellini, ma non la butto mai nelle immondizie e non spreco mai, non butto via mai niente di quello che si può mangiare, perché quando uno ha provato la fame, così come l'ho provata io, non può sprecare neanche una briciola. L'acqua terribile. Io dormivo dopo la liberazione in ospedale con due fiaschi di acqua sotto le coperte per paura come la prendano. Ancora adesso ho la mania dell'acqua a casa. Quando vedo nel bicchiere l'acqua dico bella, non buttarla via. Mi fa pena perché ho patito tanta sete che non ho la minima idea. Io ho un fratello di 16 anni, me l'hanno portato via, io ho 18, lui ha 16 e non è mai più ritornato. Oggi dico la verità e mi viene qualche volta proprio una sofferenza vera e propria, è quella di mio fratello. E di quella gratitudine che devo a mia madre, che non mi ha mai fatto capire il suo dolore per non, diciamo, evitare di vivere la mia giovinezza più serena. Prima della guerra eravamo in 10 in famiglia.
la tavolata così a casa, per le feste, per la cena, per mangiare, si cantava sempre, eravamo mie sorelle, avevo una sorella più grande che gli piaceva cantare tanto, sempre cantando, sempre si cantava. Eravamo in 10, mio papà, una punta di tavola qua e mio zio in quell'altra tavola. E tutti qua, terminata la guerra, sono rimasta sola. Sola. Dico, dove è la mia famiglia che avevo 10? Mi sono sposata, ho fatto 3 figli, i figli hanno fatto figli e adesso trovo la mia tavola di 10 persone, come prima. E quello ringrazio Dio ogni giorno che mi alzo. Io i miei figli li ho educati nel rispetto di tutti. E indifferente lo colore della pelle, della religione, perché tutti siamo uguali. It's already here. The sun drops before.